Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 30. Quando a un certo punto vidi che mentre mia figlia nuotava verso di me, delle mani lunghe la toccarono come se volessero portarla via, e poi quelle mani mi hanno salutato. Eravamo sconvolti. Esther tremava, io ero immobile come una pietra. Matteo, ma che cazzo è quella roba? Lo chiedi a me? Sto impazzendo, giuro. Non ci sto capendo più un cazzo, questa storia mi sta facendo impazzire. Ma chi lo dici? E se quella cosa che abbiamo visto nel video fosse collegata con tutta questa situazione? Non lo so, ma data la circostanza, penso proprio di sì. Dobbiamo scoprire chi è. Bella parola, fosse facile. Già. Sai cosa dobbiamo fare? Cosa? Andare a trovare indizi nelle case dove sono avvenuti gli omicidi. Ma sei pazza? Non ci penso neanche. Senti, allora non so che dirti. Ma ascolta, magari ho trovato queste cassette per puro caso. Magari uno che prima di noi abitava qui era poliziotto e allora si è traslocato, si è dimenticato queste cassette. Senti, ma ti sei bevuto qualcosa? Ma se abbiamo controllato tutto e gli omicidi, numerandoli dal meno recente al più recente, risultano incatenati. E l'ultimo omicidio è avvenuto qui, in casa tua. Come cazzo fai a dire che sia un puro caso? Senti, non so che cazzo pensare. Perché se a quest'ora avessi degli indizi in più, secondo te starei qui a cervellarmi? Ma perché io no? Io sto cercando di ipotizzare qualcosa. Prima dici che nessuno ti crede, e poi sei tu stesso che neghi tutto. Senti, scusami, ma sai com'è? Mia figlia si comporta in modo strano. Mario è morto e mia moglie mi ha tradito. Secondo te, come cazzo faccio a restare concentrato? E perché io, che una bambina del cazzo si è impossessata di me e mi ha fatto uccidere l'uomo che, nonostante tutto, nonostante mi abbia tradito, amavo? Senti, ok, lo amavi, ma perché mi hai baciato? Per compassione? Non lo so. Non so più cosa pensare. Sai com'è? Capiscimi. Ascolta, io non sono un giocattolo e non sono nemmeno stupido. E so che ora, in questo momento, muori dalla voglia di baciarmi. Io? Ma cosa? Cos'è? Ora abbassi la cresta? Ti fa male la verità, eh? All'improvviso si avvicinò a me e mi baciò. Dio. Ogni volta che mi baciava sentivo qualcosa dentro di me muoversi ininterrottamente. È strano, quando mi bacia mi dimentico di mia moglie, non provo più nulla per lei quando le mie labbra toccano le sue. È tutto strano. Beh, non l'amo più mia moglie come prima, però sotto sotto mi piace, ma l'amore per lei è cessato. Boh. Est, mi fa uno strano effetto. E adesso, perché mi hai baciato? Parliamo d'altro? Ho sonno, vado a dormire. Arrivo pure io. Andammo in camera da letto e ci sdraiamo nel letto, e lei mi guardava, mi mangiava con gli occhi. Senti, Est, se mi baci ancora e poi mi dici che non sai nemmeno il perché, ti chiedo di non farlo. Non voglio illudermi. E detto ciò, buonanotte.